Buongiorno e benvenuti a Io Resto in cucina del CFQ. Non c'è un pinarolese che non conosca la cucina della Rosa Bianca. Tutti siamo stati ospiti della cordialità di Amedeo, potendo gustare del cibo freschissimo come se fossimo casa nostra. Non potevamo quindi non chiedere anche a questo staff un contributo. E allora eccoci qui per la nostra rubrica. Oggi, grazie ad Amedeo, vi raccontiamo le polpette della nonna. Ingredienti per le polpette. 300 g di macinato di maiale e 200 g di macinato di vitello. Un uovo, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di pane secco messo a bagno nel latte e poi ben strizzato, qualche ciuffo di prezzemolo tritato, sale e pepe quanto basta, olio extravergine d'oliva per friggere. Gli ingredienti per il sugo sono uno spicco d'aglio, olio extravergine d'oliva, e una bottiglia di passata di pomodoro da 750 grammi. Andiamo al procedimento. Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, metteteli in una ciotola tutti insieme. Impastate con l'aiuto di una forchetta, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Mettete il composto ottenuto a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Nell'attesa di procedere con le polpette, mettete in una pentola un po' d'olio extravergine d'oliva e fate friggere l'aglio. Eliminare lo spicchio quando sarà dorato ed aggiungere la passata di pomodoro. Far cuocere a fiamma bassa. Trascorsa la mezz'ora, formare le polpette di dimensioni medie, circa 40 g a polpetta. Friggere in una padella con olio extravergine di oliva caldo. Quando tutte le polpette saranno ben cotte, immergere nel sugo e lasciarle cuocere per altri 10 minuti. Servire infine le polpette con il loro sughetto e una buona fetta di pane per fare la scarpetta. Buon appetito e ringraziamo Amedeo. Buongiorno e benvenuti a Io Resto in cucina del CFQ. Non c'è un pinarolese che non conosca la cucina della Rosa Bianca. Tutti siamo stati ospiti della cordialità di Amedeo, potendo gustare del cibo freschissimo come se fossimo casa nostra. Non potevamo quindi non chiedere anche a questo staff un contributo. E allora eccoci qui per la nostra rubrica. Oggi, grazie ad Amedeo, vi raccontiamo le polpette della nonna. Ingredienti per le polpette. 300 g di macinato di maiale e 200 g di macinato di vitello. Un uovo, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di pane secco messo a bagno nel latte e poi ben strizzato, qualche ciuffo di prezzemolo tritato, sale e pepe quanto basta, olio extravergine d'oliva per friggere. Gli ingredienti per il sugo sono uno spicco d'aglio, olio extravergine d'oliva, e una bottiglia di passata di pomodoro da 750 grammi. Andiamo al procedimento. Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, metteteli in una ciotola tutti insieme. Impastate con l'aiuto di una forchetta, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Mettete il composto ottenuto a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Nell'attesa di procedere con le polpette, mettete in una pentola un po' d'olio extravergine d'oliva e fate friggere l'aglio. Eliminare lo spicchio quando sarà dorato ed aggiungere la passata di pomodoro. Far cuocere a fiamma bassa. Trascorsa la mezz'ora, formare le polpette di dimensioni medie circa 40 g a polpetta. Friggere in una padella con olio extravergine di oliva caldo. Quando tutte le polpette saranno ben cotte, immergere nel sugo e lasciarle cuocere per altri 10 minuti. Servire infine le polpette con il loro sughetto e una buona fetta di pane per fare la scarpetta. Buon appetito e ringraziamo Amedeo! Buongiorno e benvenuti a Io Resto in Cucina del CFQ. Non c'è un pinarolese che non conosca la cucina della Rosa Bianca. Tutti siamo stati ospiti della cordialità di Amedeo, potendo gustare del cibo freschissimo come se fossimo casa nostra. Non potevamo quindi non chiedere anche a questo staff un contributo. E allora eccoci qui per la nostra rubrica. Oggi, grazie ad Amedeo, vi raccontiamo le polpette della nonna. Ingredienti per le polpette. 300 g di macinato di maiale e 200 g di macinato di vitello. Un uovo, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di pane secco messo a bagno nel latte e poi ben strizzato, qualche ciuffo di prezzemolo tritato, sale e pepe quanto basta, olio extravergine d'oliva per friggere. Gli ingredienti per il sugo sono uno spicco d'aglio, olio extravergine d'oliva, e una bottiglia di passata di pomodoro da 750 grammi. Andiamo al procedimento. Dopo aver preparato tutti gli ingredienti, metteteli in una ciotola tutti insieme. Impastate con l'aiuto di una forchetta, amalgamando bene tutti gli ingredienti. Mettete il composto ottenuto a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Nell'attesa di procedere con le polpette, mettete in una pentola un po' d'olio extravergine d'oliva e fate friggere l'aglio. Eliminare lo spicchio quando sarà dorato ed aggiungere la passata di pomodoro. Far cuocere a fiamma bassa. Trascorsa la mezz'ora, formare le polpette di dimensioni medie, circa 40 g a polpetta. Friggere in una padella con olio extravergine di oliva caldo. Quando tutte le polpette saranno ben cotte, immergere nel sugo e lasciarle cuocere per altri 10 minuti. Servire infine le polpette con il loro sughetto e una buona fetta di pane per fare la scarpetta. Buon appetito e ringraziamo Amedeo. Buongiorno e benvenuti a Io resto in cucina del CFQ.